Eccoci qua. Buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che vi parla dalla Tanzania. Anche oggi è una giornata magnifica, ci sono 29-30 gradi, tutto l'anno grosso modo c'è una temperatura di questo tipo. Adesso siamo a marzo, siamo arrivati già a marzo, il tempo sta ancora migliorando e nel senso che l'umidità sta calando, gennaio e febbraio sono mesi abbastanza umidi, però per tutto l'anno, poi l'umidità è molto bassa, da 50 a 60, e la temperatura rimane dai 28 ai 30, 32. In questa zona dove vivo io è una cosa incredibile, perché c'è a sud di Dar es Salaam, c'è questa brezza fresca che soffia da sud verso nord, e io sinceramente non pensavo che potesse esistere una situazione, sono vicino al mare, no? Una situazione di questo tipo vicino al mare. Allora, ma oggi parliamo dell'oro e non parliamo del piano B o piano C. Gli interventi invece sono il mercoledì alle 19 e siccome io do il benvenuto a tutti e a tutte, naturalmente, io ho diverse cose da dirvi, no? Come al solito ci sono sempre tanti argomenti di cui si può parlare, molti dei quali sono già stati trattati. Siccome so che il dottor Manca è di fretta oggi, darei subito la parola a lui e poi magari iniziamo, insomma, con domande e risposte. Se avete delle domande tecniche, per chi ci conosce già, può farle subito. C'è nessuno che, per esempio, vuol fare una domanda al dottor Manca prima di lasciargli la parola? Ecco, se non c'è nessuno, prego Walter, prenditi il tempo che vuoi, va bene? Te la parola. Ok, grazie. Grazie Max. Allora, io parlo da Bolzano, dove la temperatura non è propriamente quella che ha il dottor Max, ma siamo in una bellissima giornata oggi, quindi va bene lo stesso. Vi parlo di Aovesta, che è un'azienda germanica con la quale io collaboro dal 2013. Questa è un'azienda che nel 2009 ha avuto l'intuizione di rendere disponibile a tutti, ma veramente a tutti, la possibilità di crearsi un proprio accumulo di metalli preziosi, oro, argento, platino e palladio. E come lo può fare? Attraverso tre diversi piani di accumulo, a seconda dell'obiettivo che si pone nel tempo, 10, 20 o 30 mila euro. E poi c'è un'ulteriore forma di deposito per chi ha già disponibile un capitale che si chiama tariffa Royal Class, che ovviamente è quella dove il costo al grammo è il più conveniente. Questa tariffa parte formalmente dai 50.000, ma grazie a un accordo tacito con Ovesta, già dai 25.000 accetta volentieri che i clienti facciano l'accesso a questa tariffa. Non è un piano di accumulo, quindi ha una gestione leggermente diversa per il cliente e quindi anche per Ovesta, ma di per sé il portale è sempre lo stesso. Qual è la cosa buona di questa azienda? Che ha trovato il sistema per rendere fruibile in maniera facile, sicura e soprattutto 24 ore al giorno il deposito ai clienti. Praticamente viene cambiata la moneta, la carta moneta, in grammatura di metalli preziosi. Il cliente che apre un deposito con Ovesta fa il bonifico ad Ovesta. Quando la somma arriva ad Ovesta, viene cambiata e sul portale del cliente, che è come un conto corrente online, ha a disposizione grammatura di metalli preziosi. La rata minima, ecco perché dicevo prima che è accessibile a chiunque. La rata minima per i piani di accumulo parte da 25 euro per la tariffa più piccola, 50 per la media e 100 per quella più grande. Per cui un piano di accumulo da poter gestire in massima libertà, massima flessibilità, non ci sono limiti di tempo, per cui è particolarmente indicato per i giovani in una prospettiva futura, perché come ben sappiamo, l'unica protezione reale dalla perdita del potere d'acquisto è l'oro, che negli anni ha sempre dimostrato questo.
Una cosa che ci tengo sempre a specificare è che quando uno acquista oro, lo acquista per mettersi al riparo da eventi particolari che possono avvenire nell'arco degli anni. Ed è proprio in quest'ottica che deve essere visto l'investimento non come una speculazione, ma come un investimento molto conservativo e quindi da vedere nel medio-lungo termine. La disponibilità del portale fa sì che se un cliente di Ovesta avesse bisogno, dopo aver fatto l'accantonamento magari per qualche anno, o aver fatto un acquisto unico, dovesse aver bisogno di 1.000 euro, 2.000 euro, non deve vendere un lingotto intero, ma soltanto la grammatura equivalente alla cifra che gli serve. A Ovesta, nei suoi contratti, ha l'obbligo di riacquisto, per cui andrà a riacquistare l'oro dal deposito del cliente che ha dato l'ordine online e un giorno dopo, massimo due, ha la somma sul conto il cliente. E quindi anche questo è un aspetto che viene risolto per il cliente da parte di Ovesta. Altra cosa, il deposito. Se uno vuole il deposito, deve avere o una cassetta di sicurezza o un luogo dove conservare in maniera sicura i lingotti, e questo parliamo di acquisto di lingotti. Con Ovesta questo problema non c'è perché Ovesta si serve di depositi di massima sicurezza, principalmente il numero uno al mondo che è la Brinks, e con questo deposito garantisce ai clienti la sicurezza assicurata al 100% dei propri grammi d'oro. I depositi della Brinks sono a Francoforte, Zurigo, Londra e Singapore, e poi ci sono altri depositi, ma per lingottini più piccoli con i quali collabora sempre Ovesta, che sono a Monaco di Baviera e un altro che è la Lumis, sempre a Zurigo, che è collegato con la Brinks, peraltro, quindi siamo sempre a livelli di massima sicurezza. Ovviamente i clienti che fanno il piano di accumulo o fanno l'acquisto una tantum possono anche avere comunque il desiderio o la necessità di farsi mandare un lingottino. Anche questo è un servizio che online si dà l'ordine ad Ovesta e il lingottino viene mandato ovunque il cliente lo desideri. L'unica cosa, non può essere mandato a terzi, deve essere mandato direttamente al cliente. Tutto questo è estremamente semplice da gestire a livello di portale e ovviamente può essere un plus valore perché risolve tutte le questioni legate all'oro e ai metalli preziosi. Un altro aspetto che ci tengo a sottolineare per il servizio veramente ottimo fornito da Ovesta. Se voi pensate che il piano di accumulo minimo ha la rata di 25 euro e il cliente può, nonostante la cifra veramente ridotta, decidere di fare una percentuale di tutti e quattro i metalli preziosi, cioè può decidere di fare il 25% oro, 25% argento, 25% platino, 25% palladio, significa che quei 25 euro che mensilmente, insomma periodicamente il cliente versa, vengono ripartiti, già 25 euro non sono neanche un grammo d'oro, vengono ripartiti al decimillesimo di grammo e questa gestione ce l'ha praticamente, che io sappia, solo a Ovesta, effettivamente così a livelli di precisione e di frammentazione, perché il cliente effettivamente con ogni acquisto ha addirittura le frazioni di grammo, quindi una cosa veramente molto buona. La sicurezza, la certificazione. Ovesta viene valutata insieme alle principali aziende che fanno commercio di metalli preziosi, proposte di piani di accumulo o depositi. Vengono valutate in Germania, direi quasi una volta all'anno, dalla rivista Focus Money, che si occupa di vari campi della finanza e degli investimenti, fra i quali anche l'oro e i metalli preziosi. E in tutte queste classifiche che poi fa Focus Money annualmente, Ovesta è
costantemente al primissimo posto per quanto riguarda la sicurezza dei depositi, è ai primi posti per i piani di accumulo, è ai primi posti per la qualità del servizio, è ai primi posti per la qualità del portale. Quindi è veramente un'ottima azienda con riconoscimenti esterni e terzi. Un'altra cosa importantissima per l'azienda è la certificazione che ha da istituti indipendenti come Credit Reform o Euler Hermes, che sono aziende di certificazione di bilancio e di rating delle aziende. Pochissime aziende in Germania riescono ad ottenere la certificazione da tutte queste aziende e dalla Euler, dai certificatori, e Auvesta ce l'ha praticamente dal 2012, quindi considerando che è partita nel 2009, già nel 2012 ha iniziato a ricevere queste certificazioni che ne attestano la competenza, la bravura e la solidità dell'azienda. Per cui non vado oltre nella spiegazione perché sennò diventa anche magari troppo tecnica, ma se ci sono domande, volentieri sono a disposizione. Buongiorno, volevo fare una domanda. Per quanto riguarda l'IVA, l'oro non si paga, giusto? Però mentre tramite l'argento sì. Tutti i metalli bianchi pagano l'IVA e, chiedo scusa, mi sentite? Mi Sì, sentite? prego. Sì, Ah, vai, vai. ok. I metalli bianchi pagano l'IVA mentre mentre l'oro non paga l'IVA, però per quanto riguarda Auvesta, i metalli bianchi, quindi argento, platino e palladio, finché rimangono nei depositi non pagano l'IVA perché i depositi sono le cosiddette zone franche, per cui lì non scontano l'IVA. Se il cliente vuole la consegna fisica di lingotti di metalli bianchi, allora in quel momento deve pagare l'IVA. Capito, grazie. Prego. Ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, io ricordo che mi hanno fatto un bellissimo regalo per poche settimane fa. Il dottor Paolo Cesaretti mi ha mandato un libro che si chiama Oro, 6.000 anni tra storia e leggenda. Perché noi dobbiamo sapere che la moneta che conosciamo oggi, no? Quella fiat, quella che usiamo, moneta così contante, è una invenzione abbastanza recente. E siccome Rosy ha fatto una domanda la cui risposta è all'interno del report che io ho messo insieme e che ho messo a disposizione di tutti, che io raccomando ovviamente di leggere, no? Perché soprattutto per chi non ne sa molto di oro, e in pochi sanno di oro, in Italia, pochissimi. Raccomando di leggere questo piccolo lavoro che puoi trovare sul sito mentaperta.net, che ho messo a disposizione in maniera tale che uno legge quello lì, insomma, comincia a pensare, no, all'investimento, una cosa e quell'altra, poi magari ascolta anche un po' i miei video e si fa un'idea del tutto. Ricordo che io non lavoro per Ovesta, io sono un consulente indipendente che si appoggia ad Ovesta perché come cliente mi sono trovato molto bene e quando ho individuato, diciamo così, questa lacuna nel mercato italiano, perché non ci sono consulenti indipendenti o se ci siamo, siamo pochissimi, ho scelto Ovesta perché per me è stata una cosa automatica farlo. Anche perché a Ovesta si configura in una maniera molto particolare, per cui collegato ai depositi di cui ha parlato Walter prima, parlando di zone franche. Le zone franche sono appunto quelle che garantiscono il deposito stesso, perché la cosa importante, soprattutto quando si vogliono lasciare, diciamo, lasciare investimento, no? L'oro che si compra in deposito,
essere sicuri che l'oro sia assicurato, e questo viene, diciamo così, automaticamente, ma soprattutto che sia sicuro al 100%. E qui Aovesta fa una grossa differenza, ve la dico in breve, se qualcuno magari poi non capisce, ve la rispiego, eh? Perché anche oggi sono tante cose. Quello che fa la differenza perché? Perché quando voi comprate l'oro in un'azienda normale, tante aziende, no? Di banco metallo, e vi dicono ve lo tengo io l'oro. Ci sono due problemi di fondo. La prima, che per far questo, almeno in Italia, devono avere una licenza ulteriore dal tesoro, che è difficilissima da ottenersi e quindi non ce l'ha quasi nessuno. A me risulta che no, addirittura in Italia in questo momento non ce l'ha nessuno. Quindi tutti coloro che vi dicono che fanno stoccaggio, lo fanno in maniera illegale, perché in teoria non lo potrebbero fare. C'è una famosa azienda che io ho interpellato che fa una cosa di questo tipo, ho chiesto questa licenza, non hanno fornito assolutamente niente. In Italia purtroppo si lavora in maniera sempre un po' superficiale così. La seconda cosa è che se l'azienda per qualsiasi ragione fallisce, può capitare, no? Questo sistema molto, come posso dire, anche poco affidabile in questo momento, no? Con l'economia, la guerra, tutte queste cose qui, il cambio delle valute, eccetera, eccetera. Il curatore fallimentare può utilizzare il vostro oro per pagare i creditori. Quindi c'è niente da fare, in quel momento lì il vostro oro è esposto. Questo non succederà mai e poi mai con Aovesta, perché l'oro è messo al sicuro. Io spiego come Aovesta opera in due integrazioni, che ho chiamato integrazioni 1 e 2, che ogni tanto io carico sul canale, che sono a disposizione per chi le vuole gratuitamente. La metodologia che suggerisco è quella di documentarsi il più possibile, leggendo il report, ascoltando i nostri interventi, eccetera, eccetera, eventualmente facendo domande in diretta. Quando uno poi è pronto, che vede che è pronto, che c'ha proprio le ultime cosettine da fare, si legge anche, prima di fare qualsiasi scelta, qualsiasi acquisto, anche le integrazioni 1 e 2, dopodiché magari mi chiama, io suggerisco che mi chiamiate, no? Mi facciate magari le ultime due o tre domande, insomma, di dubbio, dopodiché fate la fase finale con il dottor Manca, ma a quel punto siete pronti, perché spesso e volentieri succede che non fate tutte queste operazioni qua, questo studio che dovete fare per conto vostro. Buongiorno Vale, benvenuto. Non fate tutto questo studio. Chiamate il dottor Manca e lo tenete ore al telefono. E lui parla volentieri, no? Dà volentieri tutte queste informazioni, ma naturalmente si lavora meglio se c'è un metodo. Se si segue questo metodo qui, in un 10 minuti, un quarto d'ora si può aprire il conto e si va diretti al bonifico. Questo è il mio suggerimento da seguire. Poi, sto leggendo, facendo un passo indietro, vi dicevo di questo libro. Mi ero riproposto di leggerlo, ma siccome è un libro di 300 pagine, ovviamente qui non finirei più e rischierei di appesantire troppo il mio intervento, no? Piacevole ascoltare tante informazioni, però la gente non vuol leggere e io capisco benissimo questa situazione. Allora io mi riserverò di leggerlo direttamente e magari poi parliamo degli aspetti più importanti, perché ho già capito che l'aspetto più importante di questo libro non è tanto nel testo, ma è nella simbologia delle fotografie che fa vedere, che propone. E dal proposito mi ricollego con una massima, con una dichiarazione di Manny Pearl che io leggo spesso nei miei interventi, soprattutto con Ubaldo Croce, perché io mi occupo anche un po' di simbologia, avendo messo insieme la trilogia sul nuovo ordine mondiale, che ricordo è un libro, una trilogia di 1042 pagine, che è come si dice, un'opera unica, no? Che è a disposizione di tutti coloro che la vogliono. Mi scrivete, io ve la mando, non ci sono problemi. Naturalmente ho approfondito anche molti aspetti in tante cose. Quello forse più interessante è quello legato all'importanza della simbologia, dei segni, dei codici, dei cipher, di tutte queste cose qui, che sarebbero un po' tutte cose segrete, no? Tutte cose segrete. Noi pensiamo che il linguaggio e nei libri ci sia scritto tutto. No, no. Nei libri c'è scritto qualche cosa, in forma, diciamo, scritta,
ma gli aspetti più importanti si capiscono attraverso questa simbologia segreta, che include anche la numerologia, la cabala, le date, i numeri, eccetera. Allora vi leggo: quando la razza umana imparerà a leggere il linguaggio dei simboli, un grande velo cadrà dagli occhi degli uomini. Allora sapranno la verità e più di essa, e capiranno che sin dall'inizio la verità non è mai stata svelata, ma conservata da un piccolo gruppo, poi più esteso di soggetti, messi insieme dai signori dell'alba come ministri dei bisogni delle creature umane che lottano per riconquistare la consapevolezza della divinità. Quindi la frase cruciale è che dice: la verità non è mai stata svelata, ma conservata da un piccolo gruppo, poi più esteso di soggetti, messi insieme dai signori dell'alba, eccetera, eccetera. Quindi quando noi ascoltiamo la televisione che ci dice un sacco di belle cose, noi dobbiamo renderci conto che a noi la verità, quelle le cose importanti, non ce le diranno mai. Ci possono raccontare un episodio che è successo, come quello dell'11 settembre, dando l'interpretazione che vogliono loro. Io dopo mesi, anni e anni di ricerca, finalmente forse sono riuscito a capire proprio perché è successo proprio l'11 di settembre, però adesso è una cosa un po' lunga, non ne voglio parlare. Però è successo in quella data lì perché c'è una ragione ben precisa, non scelgono le date a caso. Quindi è molto importante la conoscenza, diciamo anche di base, avere un minimo di consapevolezza che tutto quello che la televisione ci dice è solo intrattenimento. E purtroppo devo dire che è solo intrattenimento anche molti dei contenuti che si ascoltano su cosiddetti canali alternativi. Ora io non mi faccio nomi, ho fatto due interventi che potete andare a vedere sul mio canale di YouTube, Massimo Michele Guerrieri, sui cosiddetti gatekeepers, ma ce ne sono tante di gatekeeper in giro, quindi state molto attenti anche a tutti gli esperti che ascoltate, perché parlano e poi non dicono niente, soprattutto non hanno mai fatto niente nella vita, e che però sono molto bravi a parlare. Io li chiamo i parlatori del nulla, però sono bravissimi perché sicuramente fanno più soldi di me. Su questo io devo dire che sono dei fenomeni. Sono quasi tutti iniziati, sono quasi tutti iniziati alle varie massonerie, e tutti stanno lavorando direttamente o indirettamente, coscientemente o incoscientemente, alla realizzazione della grande opera di quello che Mani Piore ed altri autori autorevolissimi, che noi non conosciamo assolutamente in Italia, perché non sappiamo quasi assolutamente niente, non c'è quasi un autore che è conosciuto in Italia degli oltre 70-80 che io ho menzionato nella trilogia. Non c'è nessuno che conosce anche a livello universitario questi autori, sono tutti autori inglesi, anglosassoni, l'inglese si legge poco, eccetera, eccetera. Anche a livello di logge, massoniche. E per cui direttamente o indirettamente lavorano alla grande opera che poi si chiama Nuovo Ordine Mondiale, con la creazione dell'uomo Dio. Mi dispiace che in questo momento non sia collegato. Tu io, eccolo qua. Lui mi aveva proprio chiesto che cos'era l'uomo Dio. Allora, benissimo, a questo punto mi fermo un attimo per fare, se non vi dispiace, io una domanda però molto importante a Walter, che poi ci deve lasciare. La domanda, Walter, è quella che abbiamo affrontato anche la volta scorsa del famoso spread. Vuoi per piacere spiegare di nuovo che cosa si deve intendere per spread, con tutte, insomma, le cose da dire? Prego. Certamente, volentieri. Allora, Aovesta è un commerciante di metalli preziosi, ma un commerciante, quindi come ogni azienda il margine di guadagno ce l'ha la differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Quando si parla di metalli preziosi, ma in particolare di oro, una cosa fondamentale da sapere è che c'è un listino, il cosiddetto fixing di Londra, che dà un orientamento di prezzo che è scritto a un lingotto da 12,5 kg
rientrante nel cosiddetto standard food delivery. Per intenderci, è lo standard che hanno i lingotti delle riserve auree delle banche centrali, che per caratteristiche, ho detto circa 12,5 kg, perché non c'è un peso unico per tutti quanti. La caratteristica che devono avere in comune tutti questi lingotti riguarda la larghezza della base e l'altezza del lingotto, che è un trapezio visto di fronte, e questo trapezio può essere più lungo o più corto a seconda del peso, perché ce ne sono infatti good delivery da 10,5 kg fino a 12,7 kg, anche 12,8 kg, per cui varierà la lunghezza, perché la base e l'altezza devono essere per forza uno standard. Infatti, per questi lingotti solo determinate raffinerie, e non sono tantissime al mondo, sono legittimate a coniarli, quindi a fonderli. La caratteristica di questi lingotti è una purezza minima di 995 millesimi. Voi pensate che comunque l'oro che acquistate con Ovesta invece è oro fino certificato 999,9, quindi quelli che si trovano proprio come lingottini in blister protettivi, perché hanno la purezza massima. Quindi questo fixing di Londra stabilisce quotidianamente, a dire il vero 2 volte al giorno, anche se vediamo che le quotazioni nel corso della giornata variano, stabilisce il prezzo dell'oro all'oncia in dollari. Questa è la base sulla quale vengono fissati i prezzi di riferimento, ma ovviamente sono prezzi da considerarsi all'ingrosso, perché riguardano appunto questi lingotti da 12,5 kg. Quindi è assolutamente impossibile che possiate trovare dei lingottini sul mercato che vi vengano proposti a dei prezzi che siano vicini a quel prezzo, perché se provate a cercare un lingottino su internet, blisterato della Heidelberg House, che è la raffineria principale con la quale collabora ad esempio Ovesta, poi li trovate a partire dai 70 euro. Quindi alla fine il prezzo che abbiamo è quello. Lo spread che applica a Ovesta non è applicato rispetto a questo fixing, che comunque è un riferimento per l'andamento dei prezzi, assolutamente sì, ma è solo un riferimento. C'è invece il prezzo medio di mercato, che sono proprio le raffinerie principali che comunicano quotidianamente agli operatori, ma solo agli operatori, non è un dato pubblico come un fixing di Londra, per cui gli dice ad Ovesta qual è il prezzo medio di mercato di quel giorno. A Ovesta, su quel prezzo medio di mercato, applica uno sconto che va dai 3 ai 7 euro al grammo, a seconda del deposito che il cliente ha. Ovviamente, se acquista l'oro dai clienti, quindi applicherà lo spread. Vi faccio un esempio, perché forse è la maniera per avere più chiara questa procedura, questo differenziale, che si chiama poi spread, che è il differenziale fra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita. A Ovesta, rispetto a un prezzo di mercato, vi faccio l'esempio proprio concretissimo, che è quello del prezzo vigente in questo momento per Ovesta, che è stato fissato ieri, che è l'ultimo giorno lavorativo della settimana, alle ore 15, e vale fino alle 15 di lunedì, e ogni giorno alle 15 viene aggiornato. Il riferimento del prezzo medio di mercato che ha fornito Ovesta è di 69,53 euro al grammo. Da questo prezzo Ovesta applica, come vi dicevo, lo sconto di 3, 4, 5 e 7 euro per la Royal Class, per le varie tariffe. Quindi dai 69, sulla tariffa più piccola, applica un prezzo di 66,68, 65,16 per la media, 63,42 per
per la Premium e per la Royal Class 62 e mi sfugge il prezzo dei 62 e vi dico subito, e 47 per la Royal Class. Ovviamente se ho invece di acquistare, riacquista a un prezzo quello che è di riferimento. Essendo stato fissato venerdì alle 15, subisce quel riferimento a quello che era il fixing in quel momento, per cui il differenziale è sul prezzo d'acquisto che è circa il fixing, che adesso è in euro di 46,4 euro al grammo. 56,4, perdono, e il prezzo che paga a Ovesta invece, riacquistando oggi, è 4. Questo è il differenziale che rappresenta poi il guadagno di Ovesta. E questo va tenuto presente, ma sempre e dappertutto. Io faccio sempre l'esempio che forse è quello al quale siamo più abituati. Se andiamo in banca ad acquistare dollari, ci viene applicato il cambio del giorno più la commissione della banca, quindi quello rappresenta il guadagno della banca al momento della vendita al cliente. Se noi domani questi dollari li riportiamo in banca e mettiamo che il cambio dollaro-euro sia rimasto invariato, la banca pagherà la quotazione meno la sua commissione, per cui quella è la commissione in entrata. Lo spread è appunto questo differenziale tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita. Sono stato abbastanza chiaro o ci sono domande? Non ci sono domande, sono stato così chiaro. Allora, ci siamo? Non sento Ci nessuno. siamo? Mi sentite? Sì, te ti Mi sento. sentite? Ti sento. No, dicevo, se non ci sono, non ci sono, ci sono domande, posso aggiungere, no? È una cosa molto semplice. Noi dobbiamo vedere il fix di loro, come molti hanno fatto. Cioè, come si dice, no, si sono lamentati, no, dello spread, ma mi fai pagare l'oro. Devo dire, per un lungo periodo questa cosa è sfuggita anche a me. Allora, il discorso, mi sentite, vero? Sì. Mi sentite? Ecco, dicevo, è scappata anche a me questa cosa. Il fixing di Londra è come un prezzo all'ingrosso. È come andare a comprare un paio di scarpe all'ingrosso, perché è il prezzo degli operatori del settore. È chiaro che è un prezzo più basso, è evidente, no? Perché anche l'operatore poi ci deve ricaricare 20-30% come minimo per poi venderlo al dettaglio. Quindi voi dovete, non bisogna fare questo sforzo e capire che il prezzo non sarà mai quel prezzo lì per noi che siamo consumatori finali, ma sarà il prezzo al dettaglio, che è quello che viene fuori da questa media di cui diceva il dottor Manca, che a Ovesta fa, naturalmente hanno loro tutti, hanno degli listini, no? Quelli si chiamano listini, c'è cioè il prezzo all'ingrosso, il prezzo al dettaglio, e sono sempre in linea di massima. La so, filiera è questa, no? Eccetera. Quindi, ecco, io vi faccio un esempio. Provate ad andare a vedere quello che costa comprare 10 grammi d'oro su Google oppure insomma, su questi siti dove comprate dove volete, Alibaba, tutti questi siti che vi vendono oro. Come minimo lo pagate 70-72. Quindi c'è un bel balzo, cioè addirittura più di 12 punti. 10-12 punti. Ecco,
dobbiamo fare tutto questo sforzo qui. Poi un'altra cosa molto importante è che, come spiegava il dottor Manca, Ovesta non è che sia proprio un'aziendina di quelle organizzate bene, no, Ovesta è un piccolo colosso, nel senso che ha questo grandissimo vantaggio di mettervi loro al sicuro al 100%, ma anche questa cosa qui costa a Ovesta, perché non è che glielo fanno per amicizia. Non esiste una cosa così, magari gli costa l'1-2%, però no, lo voi avete la sicurezza che con Ovesta l'oro è all'interno di questa cosa qui, e che quindi è al sicuro al 100%. Per maggiori informazioni io ne parlo direttamente di persona, non ho problemi a parlare di persona. Non si sente più però niente, ma Ovesta ci ha chiesto di non parlarne troppo. Scusate, ma non si sente nulla, va via. Mi sentite? Adesso, ecco. Dicevo, siamo in condizioni di potervi fornire, noi non vendiamo niente, suggeriamo soltanto, se volete comprare oro sfuso vi mettiamo in contatto, abbiamo fatto un accordo con questa azienda che si chiama AZ di Valenza, e allora in questo caso ci sono persone che vogliono comprare l'oro sfuso, va bene, benissimo, non ci sono problemi, possono comprarlo anche con Ovesta, ma devono avere un conto aperto con Ovesta. Questo era un po' un limite che io ho deciso di cercato di superare, per cui voi comprando, se non siete clienti già Ovesta, avete la possibilità comunque di comprare oro presso questa AZ Metalli di Valenza. La procedura in questo caso è la seguente: voi fate un'idea di massima di quello che volete investire, poi mi contattate. La consulenza anche in questo caso è gratis. Vediamo insieme il sito di questa azienda, perché ogni giorno cambiano il valore dell'oro, quindi loro ci stanno lavorando per mettere insieme anche una piattaforma alla quale voi possiate, in futuro poi possiate accedere e comprare l'oro in diretta sostanzialmente, ma non è ancora pronta. Ma non c'è nemmeno bisogno di tutta questa cosa qui. Se ne parla, si decide grosso modo il quantitativo che volete, dopodiché vi metto in contatto con il responsabile e fate tutta la trattativa con loro. Tenete presente che noi facciamo gratuitamente, non ci guadagna niente in questa cosa, però lo faccio volentieri perché in passato molte persone mi hanno chiesto oro sfuso. Ora, io spiego i vantaggi e gli svantaggi di comprare oro sfuso nel mio report. Brevemente sono i seguenti. Se uno vuol comprare un quantitativo di 5-10 mila euro, non ci sono problemi. Non si sente. Anzi, questo suggerisco anch'io, perché tenere un po' d'oro in cassa, di monetine soprattutto. Mi sentite? Vai e viene. Di nuovo, però vai via, effettivamente. Vai bene, purtroppo sono gli illuminati, lo sapete, sono gli illuminati che mi creano problemi, non mi vogliono bene, purtroppo è così. Allora, dicevo, ci sono vantaggi e svantaggi. Quindi io suggerisco di comprare monetine fino a 10.000 euro massimo e tenerle in casa. Oltre 10.000 euro, io non lo suggerisco per una ragione molto semplice, perché
e ti possono sempre entrare in casa, ti sfasciano tutto, ti rubano anche loro, no? E quindi tenerlo in un caveau, lo teniamo in un caveau di una banca, se poi le banche va in fallimento una cosa e quell'altra, là tanto vale, tanto il prezzo è lo stesso, tanto vale tenerlo presso Vesta, non cambia granché. Però fino a 10.000 euro va bene. Poi c'è un altro aspetto molto importante, che è quello relativo al fatto che quando compri oro ti rilasciano la fattura di acquisto. Ora, siccome bene o male queste cose sono già successe in passato e io l'analizzo anche in maniera abbastanza dettagliata nel report. Nel 1933 è successo che in America, ma già precedentemente in Italia o comunque dopo, subito dopo, in Germania, quindi Mussolini e Hitler, ma anche in Russia, Stalin ha fatto la stessa cosa, anche se non la sappiamo in maniera molto diversa, avevano rastrellato tutto l'oro dei poveracci, non erano mica entrati nei caveau quelli tipo Vesta, delle banche, no, no, loro lì non c'entra nessuno, perché ci può entrare l'Interpol, ci può entrare l'FBI, non ci può entrare nessuno lì dentro, non li fanno neanche entrare, nemmeno i senatori americani sono potuti entrare a Fort Knox a controllare l'oro degli americani, che poi non è l'oro degli americani, ma è l'oro di riserva della Federal Reserve, che è una banca privata. No, ovviamente non hanno dato passo, dopo un periodo di tempo hanno dovuto rinunciare, perché non c'è un passo speciale che non danno, di fatto non ti danno. E quindi c'è anche il problema che un domani che c'è un reset, perché reset, la parola reset, la sappiamo un po' tutti, no? Quello che vuol dire? Reset finanziario vuol dire che si azzera tutta la finanza, tutta la moneta, gli investimenti, eccetera, e si riparte da capo con una moneta, con più monete digitali nuove. Queste sono quelle che stanno creando loro. Ora, se c'è un po' di tempo, per più tardi ve ne passo. Sono già cose di cui ho già parlato, sono anche abbastanza disponibili su internet e quindi io non vi dico niente di nuovo. L'unica cosa è che sono in inglese e se non ve le traduco è un po' più difficile capirle, no? Poi ci vuole tempo, una cosa e quell'altra. Quindi c'è il problema che vi possono venire a casa e vi dicono: guardi, lei nella data così così ha comprato 500.000 euro. Adesso c'è una legge attraverso la quale lei ce li deve dare. E te o glieli dai o se no vai in galera, cioè li devi dare per forza o devi vai in galera. Peggio ancora se te loro dici che l'hai dato a un altro, hai fatto un regalo e hai dato un altro, perché allora mettono in galera te e quell'altro o quell'altra. Quindi stiamo molto attenti perché queste cose qui sono già successe nella storia. Non è che sto, poi vi parlo di cose fantasie che mi sono inventato, sono cose reali. Quando fecero questa legge, che poi fu una legge per pagare le banche, cioè dovettero dare dell'oro alle banche, perché nel 29, voi non lo sapete, ve le dico io queste cose qui, gli Stati Uniti andarono in bancarotta, dopo la crisi finanziaria causata dai banchieri, andarono tutti in bancarotta e il paese era in ginocchio e il nuovo presidente, perché il vecchio presidente non volle farlo, il nuovo presidente fu costretto a fare questo. Azione. Questa raccolse non so quante tonnellate d'oro, le dettero ai banchieri nostri, quali banchieri dettero sostanzialmente a Rothschild, una famiglia che si chiama Rothschild e che controlla del mondo, Cina e Russia comprese. E da lì fu rifinanziato tutta la nazione, no? Che poi fu utilizzato anche per rifinanziare tutta la nazione attraverso anche un'operazione collegata alla SEC, cioè la nuova società americana andò alla SEC e utilizzò l'asset, la human resources collegati ai bond dei cittadini americani per ottenere credito. E lì così ripartì l'economia. Tutte queste belle cose che vi dico, che sono abbastanza difficili da capire, io me ne rendo conto, sono spiegate nella trilogia. E sono tutte cose pubblicate. Jordan Max, morto recentemente, ne ha parlato tante cose, tante volte. Eustace Mullin, sono tanti autori, ma voi non li conoscete. Non sapete in Italia chi è che vi parla di queste cose. Sono stato io il primo. È sconveniente parlarne, lo dico subito, molto sconveniente. Infatti, come vedete, adesso, a parte il buon Ubaldo, non mi intervista più nessuno. Ma va bene così, lo sapevo anche prima, non ci sono problemi. Quindi l'oro sfuso ha questo problema. Però ho una buona notizia. La buona notizia è che un amico, adesso non faccio il nome, la scorsa settimana è andato a visitare Ovesta. L'incontro, per quello che mi ha detto Walter, eccetera, è andato molto bene. Oggi gli ho chiesto di intervenire per dare una testimonianza e non ce la faceva, però spero che in futuro
ci racconti com'è andata. Perché molti ci chiedono di visitare Ovesta, ma visitare Ovesta è il stesso discorso, non è che si arriva lì e si dice guardi io sono il dottor Max e vorrei vedere l'oro, cioè non è che funziona proprio questa maniera qui, è come visitare un cavolo, tutto quello che gira intorno all'oro, l'oro è un metallo anche che ha un grande valore spirituale e chi lo gestisce a quel livello lo tratta con grande rispetto, lo deve trattare con grande rispetto, eh? Ora non è questo forse il momento di parlarne, però faccio questa ulteriore, datemi 2 minuti e poi magari se ci sono altre domande prendiamo altre domande. Duilio, quando eravamo fuori onda, mi ha fatto una domanda, una domanda può sembrare banale, in effetti non lo è assolutamente, dice ma come mai hanno già tutti i soldi che vogliono? Lo possono stampare, sono già plurimiliardari, come mai hanno sempre bisogno di comprare questo oro, questo oro, questo oro? Perché l'oro è comunque per loro il primo investimento che fanno, eh? Il primo investimento che loro comprano è comprare l'oro. Ecco perché l'oro va su e giù ancora e ancora piuttosto basso, perché evidentemente in questo momento per loro stanno facendo una grande liquidità, nonostante le difficoltà, con i vaccini, con le armi, con la crisi appunto dell'Ucraina, con la bolla finanziaria, raccolgono talmente tanti soldi che hanno bisogno di comprare l'oro a buon mercato. Però l'oro poi aumenterà. Io ve l'ho scritto tante volte ormai, sono comprato adesso, poi andrà oltre 65-70 a breve. Io ve lo dico. Quindi chi è pronto, un attimino, soprattutto per una Royal Class, con 25.000 euro si apre. Non ve lo dovrei dire, ma eccezionalmente Ovesta accetta anche 20.000 euro. Fate il sacrificio, ripulite tutto le porcherie, purtroppo, io mi dispiace parlare male insomma, di queste cose, però vi devo dire la verità, di queste cripto che sono in giro, ce ne sono più di 2.000, 20.000, ho letto oggi, mi stavo documentando un po' sulle cripto. Ripulite tutto il marciume che c'è, vendete tutte le azioni che ci potete avere, non vi riprendete, saranno tutti soldi persi, vendete anche i bitcoin e comprate oro, perché qualsiasi cosa succeda dopo il grande reset, l'oro sarà sempre lì e non ve lo potrà toccare nessuno, perché i vostri soldi sono usciti dal circuito finanziario interbancario, sono usciti e quindi hanno perso completamente la traccia dei soldi e l'oro dà una riserva che avete voi ma che non vi appartiene perché sugli euro c'è il copyright e quindi le monete le possiamo utilizzare ma non sono nostre, sono come in prestito, appartengono alla Banca Centrale Europea e vengono attraverso un processo che si chiama di transustanziazione, in questo caso della moneta fiat in oro, trasformata in oro e non ve le potrà toccare nessuno l'oro perché è vostro. Non so se mi sono spiegato, è una cosa anche abbastanza poi semplice da capire, non è che sia così difficile. Quindi lui mi ha fatto questa domanda, ma perché devono comprare tutto questo? Per due ragioni, ve lo dico in sintesi, perché in parte è scritto anche nel report, potrebbe parlare e fare una trasmissione solo per questa cosa. Perché, come vi dicevo, secondo me quello che è successo è collegato alla deità solare. La festa del 25 di dicembre era la festa nel passato del Sol Invictus, del Sole Invincibile, perché in quel momento il Sole ha 3 giorni in cui non si ferma, si chiama l'equinozio d'autunno, mi sembra, faccio sempre confusione anch'io in questo caso, quei 3 giorni il Sole si ferma, Jordan Maxwell ne ha parlato tante volte, e in quei 3 giorni lì si faceva la festa del Sol Invicto, che poi, il 25 dicembre, che poi si è diventata la nascita di Gesù Cristo. Ma secondo molti autori, e se volete ve lo leggo anche al volo, la festa è nella trilogia. La festa del 20, Gesù Cristo non è mai esistito, ora per carità di Dio, intendiamoci, vogliamo bene tutti a Gesù Cristo, a tutti i cristiani, ci mancherebbe, non voglio offendere nessuno, ci mancherebbe. Secondo questi autori Gesù Cristo non è mai esistito, ma è
è rimasta la rappresentazione simbolica di questa festa del Sole Invicto che veniva celebrata da tutti, dai druidi in Asia, più o meno in tutte le parti del mondo. Quindi immaginate com'è importante questa cosa qui. Quando poi hanno scoperto l'oro, i primi che hanno scoperto l'oro, che è un metallo che non serviva a niente, perché non serve a niente l'oro, non è mica il ferro che ci si fa delle spade, delle armi, non è neanche il rame, non ha nessuna proprietà, l'oro non ha nessuna proprietà, se non quella di avere lo stesso colore dell'oro. Loro hanno pensato che questo fosse un dono in terra della deità solare e hanno cominciato a venerarlo come dio in terra. Ora vi faccio la storia un po' romanzata, come questa è la mia immaginazione, è la mia logica che ha creato questa cosa qui. Può darsi che sia una balla assoluta. Paolo, buongiorno, benvenuto. Sto parlando della deità solare collegata all'oro. Quindi rappresenta per l'elite. Chi è l'elite? Sono i grandi iniziati, sono Manny Piol, tutti questi che io menziono nel libro. Sono quasi tutti iniziati che hanno cominciato a un certo periodo a parlare, a dire delle cose che purtroppo hanno pagato con la vita, perché quando uno viene iniziato c'ha il segreto, c'ha il giuramento di segretezza e di quello che sente in loggia non dovrebbe dire nulla, nemmeno pronunciare la parola massone o massoneria. Questo credo di avere un minimo di competenza per dirvi queste cose. Ed va benissimo, è legittimissimo, perché è un circolo privato e uno si sceglie la policy che vuole. Uno sa bene che quando entra in massoneria deve fare un giuramento e rispettare le regole. Chi sarei io il primo a chiedere il rispetto delle regole? Siccome io ragiono invece in maniera indipendente, figurati se entro in massoneria, me l'hanno offerto due volte, ho detto no, grazie. E io ci litico subito se entro in quell'ambiente lì. Sono fatti un po' in quella maniera. A quel livello lì, quindi l'oro ha un grande valore spirituale e se lo devono sempre accumulare, lo devono comprare, lo devono sempre, è come se fosse linfa vitale per loro. Poi c'è un secondo aspetto che è collegato all'aspetto economico, perché loro sanno benissimo che quello che hanno creato ora è un grande schema Ponzi. Definitiva la moneta fiat, quella digitale, currency digital, chiamatele come caspita volete, è tutto un grande sistema digitale basato su niente, perché non è più garantito da niente, e sanno che in qualche momento potrebbe anche saltare tutto completamente per aria. In quel momento, se dovesse capitare un'esigenza di questo tipo, loro possono ritornare al gold standard, perché per 6.000 anni c'è stato il gold standard, soltanto dal 76 in poi fino a questi anni, quindi un brevissimo arco di tempo, il dollaro ha sostituito la riserva aurea, ma se no c'è sempre stato tutte le monete, tutte nell'arco della storia hanno sempre utilizzato oro, comunque argento, anche rame in certi momenti nell'impero romano per fare commercio. Durante la guerra di indipendenza, per esempio, anziché garantirlo con oro che non c'era, lo sapete come hanno ottenuto i soldi per finanziare le guerre, sia il nord che il sud? Con il pellame, con il mais, con il frumento, con la carne. A garanzia c'erano le commodities, come si chiamano. Ora, non mi voglio dilungare troppo perché rischio di appesantire tutta la cosa, però in due parole e arrivo al punto. Io stavo un po' studiando, perché c'è sempre da leggere purtroppo, e leggo su internet che ci sono quattro tipi di criptovalute in maniera molto generica. Le criptovalute per i pagamenti, che si chiamano payment cryptocurrencies, tokens, che sono quelli token che si trovano tante volte anche sulle banche. Quando apro il Chase della banca mi dice vuoi il token? Dico no, io non lo voglio il token. La mia banca, no? Si chiama Chase Bank. Poi c'è ci sono gli stable coins e c'è la Central Bank Digital Currency, piuttosto famosa, che dovrebbe essere, diciamo,
quella prevalente, che però non ha avuto ancora l'autorizzazione dalla Federal Reserve. Ricordate che senza autorizzazione dalla Federal Reserve non si fa niente di nulla, eh? Altre banche forse sono in India, sono già partite, insomma, con queste test che stanno facendo sulle monete digitali. Benissimo, le test delle monete digitali sono state fatte, ve le dico a memoria, in Cina, in India, nelle Bahamas e in Giamaica. Mi potete immaginare in maniera abbastanza strana. Poi sono anche in Africa per certi aspetti, però lasciamo perdere. E una delle diciamo delle informazioni che ho trovato su internet, che mi è stata passata da Cosimo, è quella che secondo me ha più senso di tutte proprio in relazione alle stable coins. Perché si chiamano stable coins? Perché sono monete digitali che saranno collegate ai minerali. Quindi non ci sarà soltanto l'oro, ma ci saranno anche argento, rame, palladio e iridium. Queste cinque monete si chiamano il Ripple, che sarà collegato nel rapporto 1 a 1 all'oro e che secondo me sarà poi, questi sono già stati creati di dietro, no? Non si sanno queste cose. Questa sarà la principale ed è già stata creata, anche se non ufficialmente, creata dalla Federal Reserve. Quindi questa diventerà il sistema di valuta alternativo al dollaro. Ma il dollaro, ricordatevi, è la Federal Reserve, rimarrà sempre la Federal Reserve. E chi si studia di simbologia si va sul libro e io lo spiego. Chi controlla la Federal Reserve? Quindi la Federal Reserve può piacere o non piacere, ma rimarrà sempre la Federal Reserve, eh? Quindi tutti quelli che fanno i catastrofisti sul dollaro dovrebbero studiare di più la simbologia. E allora capirebbero cosa. Il condizionale è sempre d'obbligo, eh? Comunque. È di buongiorno. Quindi il Ripple sarà collegato 1 a 1 con l'oro, lo Stellar sarà collegato 1 a 1 con l'argento, il Kingfin, che dovrebbe essere quello asiatico, sarà collegato 1 a 1 con rame, l'Algorand 1 a 1 col palladio e lo Yota sarà collegato 1 a 1 con l'iridium. Ma probabilmente ce ne saranno diverse, però qual è il punto essenziale che vi volevo dire e trasmettere? Io spero che alla fin fine, anche con un po' di buon senso, si opti per l'opzione stable coins. Perché voi capite che anche queste monete digitali non sono garantite da niente. Infatti, la critica principale che si fa alle monete digitali è la volatilità, perché oggi esistono, domani esistono più. Quindi i soldi si mettono lì e poi a un certo punto spariscono. Se invece sono garantiti dall'oro, poi si può discutere se il rapporto è 1 a 1, 1 a 5, perché poi ci giocheranno sempre come hanno sempre fatto. Però almeno essendo comprato in dollari, ho fatto cose in dollari, quando il dollaro è soltanto garantito da niente. Allora, almeno dal punto di vista finanziario, ritengo che vada a fare, va bene, benissimo. Allora, non ci sono problemi. Avete per caso delle domande? Parlando di simbologia, ci avviciniamo all'equinozio di primavera, no? Che è il 21 di marzo. State attenti a questa data, anche 21, 22, 23.
Speriamo che non succeda niente di grave. Ciao Eddie, buongiorno, non ti ho più sentito. Mi sentite, vero? Senti, se abbiamo fatto un'oretta bella precisa, io di cose ve ne ho già dette abbastanza. Ah, vi devo dire un'altra cosa al volo così. Ci sono in commercio, insomma, nel mercato tanti tipi di aziende. Tipicamente l'azienda seria fa due cose semplici. Vi prende i soldi e vi vende l'oro, finita lì, oppure vi prende i soldi e vi mette l'oro stoccato in un caveau. Non fate questa operazione con aziende italiane. Fatela con chi volete, se volete. Mi chiamate, io lavoro con Ovesta, può darsi che ci siano altri cavò altrettanto sicuri. Io conosco solo Ovesta, quello che mi riguarda. E poi ci dovete pagare naturalmente un minimo per lo stoccaggio, no? Un minimo, insomma. Una sciocchezza di stoccaggio. Ci sono invece altre aziende che si confidano, che mi sentite? Dicendovi che vi comprano oro, però poi vi vincolano i soldi fino alla fine dell'anno e in realtà quello che fanno vi danno degli interessi mensili che sono completamente fuori luogo, perché sull'oro non ci devono essere interessi assolutamente, perché investono in borsa, raccolgono degli utili che vi danno poi come interessi. Queste sono aziende finanziarie, sono finanziarie, usano l'etichetta label dell'oro così, ma sarebbero anche da rimuovere dall'albo del tesoro, perché sono tutte scritte all'albo del tesoro, ma è una truffa, io ve lo dico. Poi, recentemente ho scoperto tramite due carissimi amici un'azienda con la quale sono ancora in contatto, ci cioè sono in contatto con loro, che si è configurata come multilivello, che opera all'interno dell'oro. Allora, dobbiamo essere sempre molto cauti e rispettosi. Io non ho notizie a sufficienza per darvi né un giudizio positivo né un giudizio negativo. Sono ancora in contatto con loro e intendo mantenere ottimi rapporti con loro. Però vi devo dire la verità. Io la verità bisogna sempre che la dica, se no è inutile. Se no, io vi dico sempre la verità, purtroppo, anche se qualche volta ti fa perdere qualche amico, la verità bisogna dirla, no? Io non vedo anche in questo caso la ragione per cui un'azienda che opera nell'oro dovrebbe organizzarsi come multilivello. È lo stesso discorso dell'azienda che facevo prima. Multilivello non si configura in un'azienda tipicamente di compravendita d'oro, non fa parte della natura dell'oro. Quindi, per di più, non mi risulta che sia collegata a nessun fondo fiduciario e quindi presenta tutte le senza stare ad andare a fare di tante cose sul multilivello, si configura comunque in quel gruppo di aziende che se ci fosse una crisi finanziaria grossa, importante, rischierebbe di andare fuori business. Allora, io mi fermo qua. Grosso modo, vi ho detto, insomma, già parecchie cose. Sto lavorando, un'ultima cosa, sto lavorando su quella che possiamo chiamare la tavola comparativa tra aziende. Mi devo scusare con chi mi segue, ve l'avevo promessa e quando io prometto una cosa la mantengo sempre, però ho tante cose da fare, è un casino fare un'operazione veramente complesso, fare un'operazione di questo tipo. Ho bisogno anche della collaborazione di Walter, anche lui, Walter si è occupato, quindi non è che per mancanza di volontà, però confido per giugno di essere in condizioni di mettervi insieme una tavola comparativa delle principali aziende, direi così, europee, quelle che insomma possono selezionare delle aziende principali, e fare una comparazione onesta tra i loro servizi e quelli di Ovest. E poi, come si dice, vinca il migliore. Non ci sono problemi. Ovest lavora a un certo livello, Walter ve l'ha detto, è chiaro, è come
qualcuno che vuole comprare una macchina deve decidere se vuole comprare una Mercedes o magari una Porsche, oppure vuole parlare del mercato tedesco, no? Oppure una Toyota o una Fiat, che va bene lo stesso, è sempre un mezzo di deambulazione, però c'è una grossa differenza, no? È evidente. Per carità di Dio, tutto rispetto. Natalina, buongiorno, siamo in conclusione. Tutto rispetto per, insomma, le altre aziende che operano magari più nel piccolo, però le garanzie che mi dà Ovesta a me non me le dà nessuno. E quindi io continuo per il momento, continuo a lavorare con loro. Avete delle domande? Sì, Massimo, ciao, Sì, buongiorno. ciao. Volevo, non me lo ricordo, se uno riuscisse a fare un investimento di 20.000 euro con Aovesta e dopo un po' volesse 5.000 euro in monetine, lo può fare? Se fai con Ovesta, sì, certamente, perché hai già aperto il conto e te le fai mandare da Ovesta, sì, certo. Ok, la seconda domanda con Aovesta, come dicevi tu, il discorso della fattura non c'è. Quindi la tracciabilità si perde, giusto? Questo è un altro vantaggio, certo. Va bene, grazie. Prego. Altre domande? Vedete, io negli allegati vi spiego anche, affronto anche il problema della plusvalenza dell'oro. Perché tante volte ci si dimentica, comunemente parlando, no? E si dice, quando parli con un esperto, ti dice l'oro è un bene di rifugio, no? Io, siccome io sono anche un po' un rompiscatole, quando ho fatto tutta la ricerca, è bene di rifugio, scusatemi il francesismo, un par di palle. Si dice in Toscana, e vado a vedere la performance dell'oro dal 2000 al 2020, sono tanti anni, ma ha fatto 5 volte. Qual è l'altro investimento che ti fa 5 volte? Non lo so, forse se vai a giocare d'azzardo una sera e hai fortuna, fai più di 5 volte. Ma quante volte capita? E qual è il rischio che tu abbia di perdere tutto? Sull'oro che ha fatto questo investimento non ha perso assolutamente niente. Andate a vedere, è tutte cose pubblicate, non vi dico raccontami mica balle. E certo, se vi trovate in una condizione in cui dovete vendere l'oro o decidete di vendere o cazzo, dovete stare attenti, magari è un momento favorevole o lo è meno favorevole. Ma questa è una cosa, chiamate Walter, chiamate me, se ne parla, si vede. E prima di vendere l'oro così come magari può fare qualcuno a testa matta, ha fatto 5 volte. Io mi sono capito altro che bene di rifugio, un po' di scatole. Il trend sarà questo qui. Il trend sarà questo qui. È in relazione anche ad altri aspetti, il quantity easing, per esempio, che l'ha sicuramente penalizzato. Diciamo, situazione economica che si è creata di ristagno completo in America. Il Covid, questo finto Covid che hanno messo insieme. Oh, non è mica finita tutta la storia del Covid. Adesso vi dico un'altra cosa. Non è questo il luogo per parlarne, però siccome è una cosa molto importante, concedetemi 2 o 3 minuti per dirvi questa cosa. Stiamo andando incontro, l'ha detto la Ursula, no? Alla digitalizzazione, all'inserimento praticamente, alla creazione del passaporto digitale di cui ho già parlato. Per far questo tutti dovranno scaricare un'app e poi diventeremo un sistema alla cinese, no? Dove tutti pagano con il telefono, controllano tutto, la direzione è quella lì anche in Europa. Ora, quello che non ti dicono è che loro danno per scontato che per scaricare l'app tu debba aver fatto la vaccinazione. Sono furbacchioni. Quindi si creerà una situazione per cui se te non ce l'hai la vaccinazione, sarai fuori legge, non potrai fare niente. Non potrai andare in banca, non potrai andare in hotel, non potrai chiedere un documento dal comune, non potrai fare niente. Non potrai prendere nemmeno forse la patente, oppure prendere dei soldi per mandarli all'estero, perché non si fanno entrare in banca, è online, non sei registrato come tra virgolette portatore di app, perché tutto passa dall'app, non ci vai più neanche in banca, non ci deve andare in banca, le banche spariranno, gli ATM spariranno quasi tutto, sarà tutto digitale.
E te che fai? Allora, io ho la soluzione, la condizionale è sempre d'obbligo, per tutti coloro che desiderano metterci una pezza, perché hanno già detto che a fine, come cominceranno l'esperimento a marzo, aprile del 23, continueranno fino al 2024, ma prima o poi tutti dovremo essere vaccinati. Allora, io ho la soluzione per coloro che si vogliono levare il problema, perché una volta che te sei vaccinato, vai alla USL, ti registri e con quello dal libro dei cattivi passi nel libro buono. Poi dopo si può discutere i richiami, però intanto sei già passato nel libro dei buoni. Può dire, no, io richiamo, non l'ho fatto perché ho fatto già Johnson, mi hanno detto che durava un anno, sono passati 6 mesi, sì, perché lo fate? In effetti Johnson & Johnson dura un anno, ed anzi è un vaccino che non è un vaccino, è una terapia genetica che per Max, il 90% non si è sentito niente, eh? Si è andato via completamente. Mi sentite adesso? Sembra di sì. È come se la mia applicazione di Telegram si stancasse, andasse stanchezza. Il 90% di quello che hai detto non si è sentito niente, si è andato via. Niente, stavo parlando del discorso della digitalizzazione che stanno inserendo del passaporto digitale a livello europeo, che tra poco tutti dovrete essere vaccinati per poter accedere all'applicazione, perché senza quell'applicazione lì non sarà possibile fare praticamente niente. E non parliamo di qui al 2030, parliamo di qui a fine 2023, inizio 2024, perché poi si sono dati termine in certi paesi fino alla fine del 2024. L'Italia, siccome l'Italia è un paese pilota, immagino sarà inserita molto velocemente questa cosa qui. È collegata con l'ID Pay, di Colau e tutte queste. Andiamo verso la digitalizzazione completa, ma la cosa che non ti dicono è che se non sei vaccinato non potrai scaricare l'app. Io ho la soluzione a questo problema. Tutti coloro che sono interessati per necessità o per bisogno o per desiderio possono contattarmi e ho una soluzione temporanea. Mi avete capito adesso quello che ho detto? Sì. Oh, bene. Poi, per quello che riguarda la residenza, per coloro che hanno oltre 50 anni, io ho la possibilità di fargli ottenere la residenza, che dura 2 anni, in Tanzania, per crearsi una via di fuga. Qualsiasi cosa succeda, prendono l'aereo e partono. Sono residente in Tanzania, nessuno alla dogana li può bloccare. Sto lavorando per 4-5 amici, sono di più, però quelli che hanno deciso sono 4-5, che poi mi verranno a trovare. In 3 giorni si ottiene la residenza, e la cosa positiva è che non c'è da pagare soldi in anticipo, ma pagano nel momento in cui la ottengono. Ho dovuto battagliare un pochino per mettermi d'accordo in questa maniera, perché qui i soldi li vogliono sempre subito, prima, no? Si fa come dico io, sennò poi dopo è tutto un casino.
E fino adesso ha funzionato questa cosa qui, l'abbiamo già fatta 4-5 volte, ormai ha funzionato bene. Ci vuole tanto tempo per ottenere la residenza? 3 giorni, te mi mandi la documentazione, cioè io ti mando la documentazione richiesta, te ti metti insieme tutti i documenti, me li rispedisci, mi dai 2 settimane, dopodiché puoi venire in 3 giorni alla residenza. E vi posso anche dire questo, vi dico le cose, ma chi è il consulente che vi dice tutte le cose così nel mondo? Chi è il consulente che dice tutte le cose nel mondo? Ditemelo. Se hai meno di 60 anni ti costa circa $2,800, devo dire circa perché la cifra dipende sempre dall'età e dal patrimonio, però sul patrimonio ci garantiamo noi, ecco perché è importante il dottor Max, perché se non vi garantisco io qua non ci venite, dovete mettervi in testa questa cosa qui, sulla quale io non ho dato molta importanza in passato. Potete venire da voi, fate i vostri contatti da voi, però se ci vuole 3 giorni in questo caso è perché io vi metto insieme nel frattempo tutti i documenti, e se io non vado dal chairman della zona, che è il capo del villaggio, che mi conosce, adesso è una buona amicizia, e lui si fida di me, voi la residenza non la prendete, anche se io praticamente vi prendo una sciocchezza. Ecco, però c'è una procedura da seguire, se uno ha più di 60 anni costa, dicevo, 2.800, se è oltre 50 anni anche a 48 si può prendere, da 60 anni in più costa 1.400, e questa cifra 1.400 è fissa, per gli oltre 60 anni non ci sono problemi, costa questa cifra qui. Poi però il problema che io vedo è quello bancario in questo momento, siccome si parla anche di queste cose, state attenti ai soldi in banca, perché vi potranno dire, se c'è un fuggi-fuggi di denaro, vi potranno dire no, te più di 5.000 euro al mese non puoi trasferire fuori dalla comunità europea. L'hanno già fatto in passato, negli anni 70, ne ho parlato la volta scorsa, non si poteva più trasferire una lira in Svizzera. Era illegale, ti mettevano in galera. State attenti perché queste cose sono già successe in passato. Io odio mettere paura alle persone, odio utilizzare la tecnica che usano loro per chiudervi il cervello. Lavoro esattamente in maniera opposta, basandomi sulle informazioni che vi do, sulla conoscenza, per aprirvelo, non per chiudervelo. Perché con la paura non si risolve niente, ma non aspettate l'ultimo momento, perché io sono già strapieno, soprattutto il periodo estivo, e non posso prendere più di una persona, mi stanno partendo altri progetti, più di una persona al mese. Chi è interessato mi può contattare e ne parliamo. Va bene, se ci sono domande, se no chiudiamo. Natalino, non ti ho più sentito, via, sentiamoci, anche Paolo, non ti ho più sentito, fatevi sentire, sono a disposizione, vediamo di cercare di focalizzare al massimo le problematiche, faccio un lavoro di consulenza che non fa gratuito, che non fa nessuno, almeno in Italia, poi se magari no, non vi piace quello che dico, non ci sono problemi. Allora, va bene, se non ci sono domande, vi invito di nuovo alla lettura del report che trovate sul sito ambienteaperta.net, di vedere più video possibili, di stare attentissimi alla gestione dei soldi in banca, questa è la priorità assoluta, senza considerare poi tanti problemi che ci sono in Italia, le scie chimiche, i grilli nelle farine, e poi ci abbiamo le alluvioni, e poi ci abbiamo che vi possono creare disastri appunto alluvionali e terremoti, c'hanno la tecnologia per mettere in ginocchio continenti, spiegato tutto nella trilogia, non paesi, continenti. Qui se venite qua si sta benissimo, forse arriveranno anche qua, anzi ci sono già. Però la Tanzania è probabilmente, devo usare il condizionale, sotto trust, legge internazionale, nessuno la può toccare. Succede una cosa simile tipo quella di Ovesta e nessuno la può toccare per la legge internazionale. Per questo che qui non è successo niente. C'è da sola da incrociare le dita, evidentemente, perché il posto sicuro al mondo non esiste,
praticamente. Però qui si vive ancora benissimo e se uno ha qualche soldo, il futuro è qua, eh? Il futuro è in Tanzania. Tanzania sarà, se non succede, insomma, appunto, cose normali, sarà il paese leader, probabilmente il paese leader con il Kenya, la Nigeria, ma forse più la Tanzania ancora, in Africa. Allora io ringrazio dell'attenzione e della pazienza, auguro buon fine settimana a tutti, do appuntamento alla prossima settimana per quello che riguarda l'oro alla stessa ora e per quello che riguarda il piano B e il piano C il mercoledì alle 19. Buon fine settimana a tutti, grazie. Grazie, ciao. Buon fine settimana a tutti.